Un ciao ciao a tutti da Ferdi, oggi andremo a vedere l'Activion CX. Prima di ogni cosa ringraziamo l'Activion per averci permesso di provare questa nuova cam che vedete qui davanti a voi in questa confezione cilindrica che ormai sta diventando lo standard per le nuove cam. La confezione, come vedete, è molto semplice, contiene la cam. Andiamo a vedere all'interno brevemente che cosa contiene, molto molto poco. Troviamo il manualetto di istruzione, questo qui è in inglese, questo qui è il manualetto completo, poi c'è uno semplificato se per caso uno vuole ricordare le principali funzioni da poter usare. Poi abbiamo un cavo micro USB, degli adesivi e un supporto curvo per poter fissare la cam. Qui c'è una guida per l'app, dice che ce ne sono due, una per il modello CX che è il nostro modello e un'altra invece per il modello DX e LX. Andiamo a vedere le caratteristiche di questa cam, andiamo ad aprire questa cam. La cam in particolare la apriamo e la estraiamo. Ho notato che la cam è molto stretta al suo interno, quindi per poterla estrarre bisogna fare un po' di movimento, ecco così. Allora, questa è la cam, vedete questo schermetto molto bello di 2 pollici, veramente molto definito per quanto riguarda la sua nitidezza. Poi abbiamo qui l'obiettivo, che dicono che ha le lenti in vetro asferiche. Sulla parte sinistra abbiamo l'alloggiamento per la memoria, poi un'uscita HDMI e l'entrata micro USB questa volta. Sul fondo abbiamo l'attaccato al calletto, poi qui c'è l'alloggio a scorrimento della batteria. Poi vi parlerò in particolare della batteria, qui l'altoparlantino. Sulla parte superiore ci sono solo 2 tasti, un tasto mod e un tasto di avviamento e conferma. Sulla parte anteriore abbiamo questa mascherina, che poi vedremo, questa mascherina risulta intercambiabile con altri colori se questo colore non piace. Questa qui è una plastica lucida molto bella, anche le altre di ricambio sono molto belle. Le misure sono 2,5 x 4 x 5,2, il peso è 60 grammi, diciamo che si mette sostanzialmente nel peso medio di tutte le camere. Il case invece, questo lo dichiarano per 60 metri, è fatto molto bene, veramente molto ben costruito, con questa guarnizione molto morbida al tatto, quindi credo che terrà molto bene se qualcheduno dovesse decidere di portarla in acqua. Qui ci sono i tasti molto morbidi. Questo attacco qui non è compatibile GoPro, infatti non si innesta negli attacchi GoPro, però possiamo senz'altro trovare la soluzione che togliamo questo attacco e ne mettiamo uno dei GoPro semplici. Si sfila questo qui e ne mettiamo uno GoPro normale da poter usare qui. Infatti l'attacco, questo attacco qui è perfettamente compatibile con quelli diciamo attacco tipo GoPro. Andiamo a vedere la cam. Questa cam è molto semplice da utilizzare, infatti è solo dotata di 2 tasti sul corpo della camera e uno schermo integrato in vetro, come avevo detto, di 2 pollici. Il sensore CMOS è un 5 megapixel, dovrebbe essere della Omnivision, mentre il chipset non è dato sapere che cosa sia. Io ho un leggero dubbio che si tratti del Sunplus 6630, però ripeto, è una mia impressione, non vi posso dare una conferma perché non c'è stata nessuna conferma da parte di Activion. Il suo uso è molto semplice e intuitivo.
Ogni situazione, specialmente nell'ambiente sportivo, è molto personalizzabile. Infatti ci sono delle funzioni, tipo quella, la funzione acqua, che permette, se per caso si dovesse decidere di andare sott'acqua, di poter regolare, catturare delle immagini con dei colori molto belli. Ha tutte le altre funzioni principali che hanno le altre cam, il timelapse, il boost mode e via. Poi lo andremo a vedere quando andremo ad esaminare i menu. Andiamo a avviare questa cam, proviamo ad accenderla. Vedete lo schermo, è molto chiaro, molto, molto bello da vedere. E veramente devo dire che raramente ne ho visti così, di questa nitidezza. Ora io direi di vedere i menu. Andiamo ad esaminare i menu. Nel menu entriamo col tasto sinistro, lo teniamo premuto per 2 secondi e entriamo nella sezione menu. Vedete, qui c'è una fase playback, poi c'è wifi setting, il video setting, il photo setting, poi c'è lo zoom, l'effect setting, general setting e l'uscita. Andiamo a vedere le voci una per una. Playback, va bene, qui vediamo i nostri filmati, quelli che abbiamo memorizzato sulla nostra memoria. Poi, si accendo di nuovo, andiamo nel setting del wifi, off, wifi up, se vogliamo andare con l'app, e il back. Poi andiamo, facciamo un altro scatto, andiamo nel video setting, record mode, vediamo che cosa c'è, manuale, autostop, manuale, autostop, timelapse video e looping. Scegliamo manuale. Poi la risoluzione, c'è 1080 30 fotogrammi, 960 30 fotogrammi, 720p 60 fotogrammi e 720p 30 fotogrammi. E pure il 480p 60 fotogrammi. Andiamo sul 1080, qui si torna indietro, andiamo nel settaggio delle fotografie, abbiamo shooting mode, che andiamo a vedere, manuale, self-tato scatto, il bust e il time lapse. Scegliamo manuale, poi ci sono i megapixel 5, 4 e 3, e qui si torna indietro. Andiamo nello zoom, possiamo scegliere lo zoom 1x, 2x, 3x, 4x. Poi il setting degli effetti, c'è il FOV, questo è molto importante perché possiamo scegliere, ora ve lo faccio vedere, possiamo scegliere il super wide, il medio e il narrow, cioè abbiamo 4 possibilità di angolo di campo che possiamo scegliere con questa cam. Quindi una cosa molto interessante, se per caso abbiamo la necessità di eliminare l'effetto barilotto che ad alcuni dà diciamo un po' fastidio. Poi c'è la qualità, fine, super fine e normale, sopra sotto se vogliamo capovolgere l'immagine, qui c'è l'esposimetro, la misurazione dello esposimetro, average, centro e spot, le varie possibilità di misurazione della luce, poi l'EV, qui ci sono i diaframmi vari, se vogliamo sovraesporre o sottoesporre, poi i filtri bianco e nero, seppia, negativi, vabbè, qui sembra la stessa cosa, poi c'è la stampa della data, mettiamola in on, gli effetti acqua, sport, notte,
per i vari, se vogliamo, se abbiamo situazioni differenti di ripresa. Poi c'è il bilanciamento del bianco, 3000 Kelvin, 5500 Kelvin e 6500. ISO 100, 200 e 400. E qui c'è la ritorno indietro. Vediamo general setting, la regolazione del volume del microfono 100%, dell'altoparlante, del beep, qui è messo in on. Qui possiamo scegliere i LED che vogliamo fare evidenziare durante la registrazione. Poi c'è l'uscita TV, NTSC e PAL, la formattazione della memoria, il settaggio della data, andiamo a mettere la data, fatto, auto LCD off, quando vogliamo fare spendere lo schermo, 3 minuti, è un po' troppo, 3 minuti, eh? La luminosità dello schermo, lo spegnimento automatico, il settaggio di default e qui c'è la versione del nostro firmware 2.12. Wi-Fi setup, vediamo. Ecco, questo è il nome del nostro Wi-Fi che troveremo, questa è la nostra password da usare e qui c'è ritorna indietro. E qui c'è l'uscita del nostro film. Allora, volevo farvi vedere una cosa prima di passare all'app su telefonino. Volevo farvi vedere la batteria di cui è dotata questa cam. Per gli appassionati come me di queste cam, questo tipo di non vi sarà nuovo, infatti è molto simile a quello della SJ Cam, di tutte le SJ Cam, è molto simile a questa. Molto simile, solo che se noi andiamo a provare la SJ Cam Battery non entra nella nostra Activion, quindi presumo e ripeto presumo che questa cam usi le batterie che andavano sulla Acmel SD28, che come chi mi avrà seguito, diciamo, tutti i miei video hanno una dimensione più piccola. Vabbè, questa era solo una curiosità che vi volevo dire, niente di particolare, sono molto valide, non hanno problemi, c'è solo questa, ripeto, piccola curiosità, se a qualcheduno che, diciamo, è appassionato di queste curiosità può interessare. Andiamo a vedere ora il funzionamento con lo nostro smartphone. Andiamo sul Play Store, nel Google Play, e vado a cercare questa app che si chiama Activion. Eccola qui, Activion CX, eccola qui, l'abbiamo cercata, la vado a trovare, installa. Sono 8,19 mega, come vedete qui c'è l'altra per l'altro tipo di cam di cui vi ho parlato prima. Allora, apri. Ora dobbiamo andare nel menu della cam e attivare il wifi. Mettiamo wifi app. Eccola qui. Ora andiamo a cercare sul nostro smartphone
la rete Wi-Fi. Eccola qui, CX eccetera eccetera. Andiamo a mettere la solita password. Ecco qui la nostra cam connessa al nostro cellulare. Abbiamo le impostazioni solite. Foto. Qui cambiamo la modalità di scatto, se macchina fotografica o video. Qui facciamo partire il video. Qui facciamo le foto. Abbiamo la funzione super wide, vediamo se riusciamo a cambiare super wide, vediamo wide, vediamo come cambia. Andiamo col wide. Allora, facciamo una prova. Allora, questa è la super wide. Guardate l'immagine che riprende la cam. Ora cambio, Questa è la wide. Andiamo a cambiare. Questa è la medium. E questa è la narrow. E questa funzione qui non è male veramente per chi vuole evitare quell'effetto barilotto. Guardate bene questa immagine, poi vado sulla super wide così potete vedere la differenza. Questa è la narrow e questa è la super wide. Questa funzione qui vi devo dire che mi piace molto, non mi dispiace. Altra cosa per cambiare la modalità, vedete qui è sul display, premendo leggermente il tasto mode si cambia la funzionalità. Questa è macchina fotografica, bus mode e poi self timer e poi si ritorna alla funzione telecamera. Per quanto riguarda gli accessori, abbiamo avuto degli accessori da parte dell'Activion, una memoria micro SD da 8 giga 10, qui c'è una ventosa, una Saxton Mount, una ventosa molto utile, un selfie stick molto bello a tre elementi marchiato Activion, molto simile a tanti altri, però questo è veramente fatto bene. E ultima chicca, c'è questo set di cambio mascherine del frontale della cam, casomai uno volesse cambiare le mascherine può cambiare nel colore che più gli piace. Questa qui è un accessorio che si usa per estrarre senza creare danni il frontalino della macchina. A me tra tutte queste vi dico che quella che mi piace di più è quella Flow, quella tipo cantoniera la chiamo io.
Va bene, che devo dire come conclusione su questa cam? Molto semplice, molto simpatica, io l'ho trovata molto bene, poi farò qualche ripresa così potete vedere pure le qualità. Non ci sono, vero, molte funzioni fotografiche, non ci sono i 60 fotogrammi al secondo alla modalità 1080p, però diciamo non la vedo una pecca molto elevata. Io la trovo molto molto semplice questa cam, per quanto riguarda i dilettanti si possono veramente sbizzarrire ed avere un buon compromesso tra qualità e prezzo. Quello che volevo dire inoltre è quello che ho notato, che questa cam ha veramente un ottimo audio, ho notato che non è niente male. Questo è tutto, io vi ringrazio per aver seguito questa mia recensione, vi do appuntamento ai miei prossimi video. Un ciao ciao a tutti da Ferri, ciao ciao ciao. Super wide. Questa è una ripresa wide. Siamo passati alla funzione wide. Questa è una ripresa medium. Ripresa narrow, quella con angolo più piccolo.